sacramento del tuo amore, alleluia, sacramento di te. Signore, dammi tutti quelli che sono soli. Signore, dammi tutti quelli che sono soli.
salvezza, alleluia. Hai provato il tuo servo, ma lo hai liberato, alleluia, 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 alleluia. Camminerò davanti al Signore, alleluia, ma liberato dalla morte, alleluia. Il Signore ha spezzato tutte le mie catene, alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio nostro Padre, che ha risuscitato dai morti il Signore Gesù Cristo, e ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Carissimi, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Giorno gioioso illuminato dalla luce del Cristo risorto, luce che disperde le tenebre del corpo e dello spirito. Il battesimo che abbiamo ricevuto in dono ci impegna a vivere e a portare al mondo la gioia pasquale. L'aspersione con l'acqua ravvive in noi la grazia battesimale per essere fedeli testimoni della risurrezione. Acclamiamo dicendo: gloria a te, o Signore, gloria a te, o Signore. O Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Gloria a te, o Signore. O Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Gloria a te, o Signore. O Spirito, gloria a te che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Gloria a te, o Signore. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Ecco l'acqua uscire dal tempio e dal fianco di Cristo Signore, e a quanti quest'acqua giungerà porterà salvezza. Glorificando te, alleluia, 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 alleluia. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno in Cristo Gesù, nostro Signore. Gloria in excelsis Deo.
voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Domine Filii Unigenite Jesu Christe, Domine de Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe depredazione nostra. Gloria, gloria, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo stati testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non tutto al popolo, ma testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha annunciato, ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza.
Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato, alleluia. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore. Il mio Salvatore è il Dio di mio Padre, ed io lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Dio è prode in guerra, si chiama Signore, tra forse nel mare gli eserciti. I carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, abissi profondi li coprono. La tua destra, Signore, si è innalzata, la tua potenza è terribile. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Si accumularon le acque al tuo soffio, s'alzaron le onde come un argine. Si raggelaron gli abissi in fondo al mare, chi è come te, o Signore? Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo
che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia. Lode al Signore, alleluia. Alleluia, alleluia. Cantiamo a noi, alleluia. E vide e credette, così abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni questo brano così toccante e emozionante. Io non sono mai stato un campione a scuola, però penso che questa volta non mi sbagli e sfido qualsiasi professore di lettere che venisse a dimostrare che sto sbagliando. Credere, voce del verbo fiducia. Credere, voce del verbo sorprendere. Mentre ci troviamo nelle case della nostra solitudine smarrita, della convivenza noiosa, della frustrazione prolungata, del soffrire solitario, dell'impegno frenetico e logorante, del morire senza una carezza di una persona cara, si può avere fiducia? Ci si può ancora sorprendere? Ed ecco la parola intollerabile di questa Pasqua o di questo mattino di Pasqua, la gioia. Perché proprio la gioia è necessaria in questo momento? Possiamo gioire? Perché la gioia in questo momento? Perché la morte, diceva Montale, odora di risurrezione. Perché l'impossibile degli uomini è il possibile di Dio. Diceva Bernanos, muoio ogni notte per risuscitare al mattino. Perché ogni carne, anche la più malmessa, troverà la vita. Perché tra la previsione del non essere mai più, come diceva Dostoevskij, c'è la brama di essere sempre più. Perché il problema numero uno per l'autenticità della gioia è quello del fondamento della durata di questa gioia. La gioia vuole la sicurezza d'eternità. E San Paolo ci viene in aiuto. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Perché la risurrezione è lo spazio della tenerezza del Padre di Gesù, che ci chiede non per sapere, ma per corroborarci. Di che cosa hai paura, figlio mio? Della solitudine? Ma io sono con te. Della sofferenza? Ma io sono il balsamo che cura le tue ferite. Hai paura della contrarietà? Ma io sono al tuo fianco. Hai paura della povertà? Ma io sono la tua ricchezza. Hai paura dei fallimenti? Ma io sono la tua forza. Hai paura della scomparsa dei tuoi cari? Ma io sono la vita eterna. Hai paura del tuo domani incerto? Ma io sono il tuo futuro. Hai paura della tua morte? Ma io sono la tua risurrezione. Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, abbiamo ascoltato dagli Atti degli Apostoli. La gioia. Questa parola intollerabile ci educa invece alla festa. La situazione è occasione per far festa e oggi più che mai lo possiamo ribadire.
Abbiamo bisogno di questo sforzo di educazione per imparare o imparare di nuovo a gustare semplicemente le molteplici gioie umane. Diceva Papa Paolo VI nella Gaudete in Domino, un'enciclica sulla gioia. Diceva: gioia esaltante dell'esistenza e della vita, gioia dell'amore puro e santificato, gioia pacificante della natura e del silenzio, gioia spesso austera del lavoro accurato, gioia e soddisfazione del dovere compiuto, gioia del servizio, della partecipazione, gioia esigente del sacrificio. E ancora Bernanos, nel suo diario di un curato di campagna, fa esclamare a uno dei suoi protagonisti: «Te lo dico io, chi è il contrario di un popolo cristiano? Il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste». Sì, questa parola intollerabile che è la gioia è la caratteristica dei discepoli di Gesù. Essa è la più efficace testimonianza. La gioia, questa parola intollerabile, non si dice, si narra, la si deve irradiare, ed è così che trasmetteremo un raggio della Pasqua. Amen, alleluia. Cristo è risorto, ecco il lieto annunzio che può rinnovare il nostro mondo e rischiarà le tenebre che minacciano la storia degli uomini. Con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, credo, amen. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, credo, amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, credo, amen. O Dio di novità, hai liberato dalla morte il tuo Figlio Gesù. Aiutaci a lacerare la notte di questo mondo e a vedere ogni cosa alla luce della sua risurrezione. Così, resi uomini nuovi, potremo proclamare che tu sei il Dio dei vivi, che la morte è vinta e nessuno rimarrà nella morte. Benedetto sei tu, o Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Signore nostro Dio, mentre contempliamo il tuo Figlio che diventa servo di tutti, il servo che prende su di sé la croce, noi ti presentiamo le gioie e le sofferenze del mondo. Preghiamo insieme e cantiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Altissimo Dio, Padre creatore della luce,
Rendi splendida la tua Chiesa, risolleva i nostri fratelli perseguitati, fa dei credenti dei veri figli della luce, perché il mondo veda e riconosca la tua presenza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Santo e immortale Dio, tenerezza che tutto reggi e governi, per fare alleanza e comunione tra il cielo e la terra, fa che i ministri della tua Chiesa proclamino con forza la buona notizia della vita in ogni regione della terra. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. O Dio paziente, che attendi come una madre la faticosa nascita di un nuovo uomo, liberaci dalla paura del contagio, sostieni i malati, accogli nella tua casa i defunti ai quali non abbiamo potuto dare un ultimo saluto. Noi ti preghiamo, o Dio eterno, che non disprezzi il nostro camminare nel tempo, di tenere viva in noi l'attesa dell'Eucaristia domenicale, invita di nuovo tutti ad entrare alla festa nuziale dello sposo divino, il Cristo che, risorto dai morti, ha sposato la nostra umanità alla tua divinità, e per questo possiamo ripetere che la situazione è occasione per fare festa. Noi ti preghiamo, invitati al banchetto festoso della vita, osiamo chiederti, o Padre, di rivestirci dell'abito nuziale della tua riconciliazione per sedere tra i primi alla tua tavola imbandita. Sostieni, o provvidenza, che mai ci dimentica questa tua Chiesa. Mentre osa accogliere l'invito del suo Dio a sedersi a mensa con lui e con i poveri della terra, concedile di gridare a tutti gli uomini con le opere dell'amore che la divisione può diventare comunione, il peccato perdono, la notte luce, la morte vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stirpe di Abramo, l'eterno sacerdote, dal cielo è disceso come luce nato da Maria. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. Cosa posso offrirti, Signore? Gloria a te, amico dell'uomo, gloria a te, misericordioso, gloria a te, venuto a salvarci. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. L'agnello è venuto a noi, germoglio divino, elevato ministro del nuovo sacrificio, portando l'offerta del suo corpo nato da Maria. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. Cosa posso offrirti, Signore?
dell'uomo. Gloria a te, misericordioso, gloria a te, venuto a salvarci. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. L'agnello è venuto a noi dalla casa di Davide, dalla stirpe di Abramo, l'eterno sacerdote. Dal cielo è disceso come luce natura Maria. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. Cosa posso offrirti, Signore? Gloria a te, amico dell'uomo, gloria a te, misericordioso, gloria a te, venuto a salvarci. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. Cosa posso offrirti, Signor? Gloria a te, amico dell'uomo, gloria a te, misericordioso, gloria a te, venuto a salvarci. Tu sei l'offerta del cielo e della terra, tu immolato, tu adorato. Pregate, fratelli, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo risorto posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Ecco l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, Deus Sabaoth, plenis
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzi, i Vescovi suoi ausiliari e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nati dall'acqua e dallo Spirito Santo, uniti nella stessa fede, riconciliati con Dio attraverso la Pasqua di Cristo, osiamo rivolgerci al Padre con la preghiera dei figli, resi eredi della vita eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. O forza e rifugio di speranza, o Salvatore nostro Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, quando andasti a risuscitare Lazzaro ti sei commosso, hai pianto, ti sei turbato. La dolcezza del tuo amore ci commuova interiormente e ci liberi dai pericolosi lacci dell'inganno reciproco. Fa che, resi più uniti e solidali dalla condivisione del dolore e della pace, fa che attraverso la pace stessa che sei tu, contempliamo te nella gloria, giungiamo al premio promesso e lodiamo insieme a Lazzaro la tua grandezza. Per te che sei vera pace ed eterna carità, o nostro Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tolli peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere peccata mundi,
Beati gli invitati al banchetto nuziale dell'agnello, l'unico degno di aprire il libro della vita e rompere i sigilli. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. O figli e figlie, et celestis et glorie, morte surrexit odie, alleluia. Cristo Signore, risuscito, ora lasciateci cantare la tenerezza dell'amore, ora lasciateci cantare tutta la forza della vita, ora lasciateci cantare la nostra gioia, ora lasciateci cantare Cristo risuscito. Padre dell'uomo, io ti ringrazio, figlio e fratello ti benedico, Spirito Santo. Lasciateci cantare la tenerezza dell'amore, ora lasciateci cantare tutta la forza della vita, ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia, ora lasciateci cantare Cristo risuscito. E questo
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Possiamo ripetere alla fine di ogni domanda: sì, lo vogliamo. Il Padre ha fatto risorgere il Figlio da morte come lo svelamento della qualità delle scelte storiche. Volete ispirarvi a queste scelte? Sì, lo vogliamo. Gesù vuole che la storia personale ed universale sia contagiata dalla gioia della sua Pasqua. Volete rendervi disponibili per aiutarlo a realizzare questo sogno? Sì, lo vogliamo. Lo Spirito Santo è dinamismo che trasmette il primo annunzio come vicinanza, apertura al dialogo, pazienza e accoglienza cordiale. Volete abbandonarvi alla sua azione per vivere la bellezza di essere Chiesa? Sì, lo vogliamo. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. A conclusione di questa celebrazione del grande triduo che abbiamo vissuto insieme, abbiamo parlato della gioia, quindi non posso non terminare con questo augurio, e lo prendo in prestito da Serafino di Sarov: gioia mia, Cristo è risorto. Questo è l'annuncio, questo è il fondamento della nostra gioia. Del resto, come spesso ripeto, la gioia esiste e si vive laddove noi riusciamo a dire il nostro sì a Dio nella situazione che stiamo vivendo, e anche in questa situazione diciamo il nostro sì, ed è gioia vera e piena. Augurissimi, augurissimi, augurissimi a voi tutti, e un grazie particolare a tutti gli operatori per questa settimana intensa che li ha impegnati per questo nobile servizio. E chiaramente non possiamo non in questi auguri non escludere padre Alberto, che comunque è stato presente nonostante le distanze, ma è stato presente in queste celebrazioni. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicudixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore.
centro del grande universo, che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gioia infinita, vestito di gioia infinita. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire. Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre. Chi cercate donne è qua giù, chi cercate donne è qua giù, quello che era morto non è qui. È risorto sì, come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che è risorto lui, tutti che è risorto lui.